come vedete non c'è una pedana, non c'è un palco, non è un'iniziativa classica in una campagna congressuale, siamo qui per una ragione particolare, che per noi ha un valore simbolico e anche un valore politico. La ragione, la molla, almeno per me, è stata vedere una settimana fa all'incirca 300 lavoratori dell'Alcoa partire dal Sulcis, andare ad Olbia, imbarcarsi e venire a Roma a manifestare con i loro caschetti gialli davanti al Ministero del Lavoro. Il Sulcis Iglesiente è una realtà della Sardegna dove la crisi si è fatta sentire. È un territorio dove vivono 130.000 persone, 30.000 sono disoccupate, 6.000 stanno utilizzando gli ammortizzatori che sono rimasti e 40.000 sono pensionati. Non hanno un assegno previdenziale particolarmente ricco, di poco superiore a un migliaio di euro, integrato molto spesso dalla indennità di invalidità permanente per le malattie che hanno contratto, gran parte hanno fatto i minatori per 35-40 anni, e quell'assegno previdenziale sostiene un nucleo familiare a volte due, rispetto a milioni di pensionati che oggi rappresentano un punto di riferimento, molto spesso un sostegno per intere famiglie, nuclei familiari, noi diciamo prelievo non disponibile. Perché quegli assegni hanno già pagato un prezzo pesante in questi anni di crisi. Questa legge di stabilità va migliorata, bisogna garantire i diritti di questa parte della popolazione. Noi ci batteremo in Parlamento per chiudere questa vergogna che è rappresentata da decine di migliaia, centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici che con un neologismo abbiamo battezzato un po' cinicamente esodati. Persone lasciate all'improvviso, da un giorno all'altro, senza reddito, senza salario, senza ammortizzatore, senza assegno previdenziale, esodati. Tre decreti, ne hanno già tutelati una parte, 65.000 un primo decreto, 55.000 un secondo, poco più di 10.000 un terzo. La legge di stabilità annuncia la regolarizzazione di altri 6.000, non basta, ce ne sono altre decine di migliaia, ma oggi qui diciamo intanto, a questo palazzo a cui ci rivolgiamo con rispetto di una classe dirigente che sa anche assumersi le sue responsabilità, ma diciamo intanto partano le lettere che l'INPS deve inviare a quella quota tutelata formalmente ma che ancora non ha ricevuto lo sblocco di quel pagamento e di quegli assegni. Ed è la vita delle persone in gioco, lo sblocco e la reintroduzione di una gradualità nella pensione di vecchiaia delle donne, perché non è pensabile che una donna che raggiunge i 60 anni di età con 20 anni di contributi versati da un giorno all'altro si senta dire che deve aspettare altri 5-6 anni prima di ottenere quell'assegno previdenziale, mentre ci sono decine, migliaia di pensioni, non vogliamo chiamarle d'oro perché quelle sono pochissime, dicono chiamiamole d'argento, dove un prelievo di solidarietà forse sarebbe legittimo. E poi c'è il problema delle generazioni più giovani, spero che alcuni di loro siano qui, se vorranno potranno intervenire. E noi dobbiamo garantire la continuità dei contributi figurativi perché non è pensabile sacrificare il destino, il futuro, l'avvenire di 2, 3, 4 generazioni per una logica di risparmi legittimi, per una logica di razionalizzazione della spesa previdenziale. Ma la riforma questo Paese l'ha fatta in questo campo, però non possiamo scaricare il peso di questa riforma su quelli che sono venuti dopo, perché sarebbe prima di tutto sul piano etico e morale una responsabilità incompatibile con la nostra concezione della politica, della società, dell'essere davvero una comunità. Ecco perché siamo qui questa mattina. Non ci sono i palchi, non ci sono i simboli, non ci sono le musiche, c'è una cassetta di frutta dove saliamo per cercare di raccontare questa storia, questo pezzo della storia del paese, ma è un pezzo della storia del paese che a noi sta a cuore, sul quale batteremo e ci batteremo nelle prossime settimane per ottenere un principio di equità e di giustizia e di equità, in un paese che la crisi l'ha sofferta, la sta soffrendo, ma che deve poter guardare e dire a milioni di persone che c'è una forza, che c'è un campo, che c'è uno schieramento, che c'è una sinistra che della giustizia e dell'equità fa ancora i suoi valori di riferimento.